Un saluto a tutti. Oggi ne abbiamo un bel computer Acer Nitro 5. Non si accende. Premi il tasto, non dà nessun segno di vita. Si sente un terribile odore di bruciato. Però da questa parte io non noto niente, quindi parte. Appena si toglie il coperchio posteriore non si nota niente di bruciato, quindi bisogna smontare tutta la scheda. Abbiamo liberato il schedone dalla sua gabbia. Lo chiamo schedone perché è una scheda bella grossa. E se non pesa 2 kg con le ventole, il sistema di raffreddamento con questi qua. Pesa 2 kg. Pesante. Quindi mi sento un forte odore di bruciato. Passiamo, è meglio che io tolgo anche questo. Sì, sarebbe meglio che togliamo tutto. Quindi ancora una vite, due, tre, qua. Ce ne sono un bel po' di viti qua, però è meglio che togliamo tutto. Così vediamo. Dappertutto che adesso senza dissipatore dovrebbe pesare di meno. Odore di bruciato non accende. Vediamo. Cosa abbiamo come sorpresa qua? Sorpresa, ops, sono dei fermi. Sì, devo tirare la ventola di qua, perfetto. Sì, la scheda adesso pesa meglio, pesa meno di sicuro. Ok, forte odore di bruciato. Passiamo sulla prima parte, ispezioniamo la prima parte. Ok, ci siamo. Allora, regoliamo un po' il tiro e guardiamo la scheda insieme. Voi vedete bene? Sì, devo regolare così, perfetto. Adesso andiamo a controllare un po', facciamo una ispezione visiva per se si sente odore di bruciato, qualcosa di bruciato, pur dovrebbe essere. Allora, questa parte niente. Prima ispezione visiva, prima volta. Per prima l'ispezione visiva, quindi da questa parte intorno al super aio niente. Da questo lato non si nota niente. Ah, questa qua è una cosa un po' colore strano. È possibile che abbiamo qua qualcosa, che qua vedo un po' questo colore marrone, la scheda è un po' scolorita. Vediamo un attimo se questa parte ci dà qualcosa. Dobbiamo trovare una massa, ecco qua. Eh sì, quindi questa bobina. Questa bobina, su questa linea siamo vicini al processore, però qua c'è qualcosa di bruciato. Vediamo più in là, quindi facciamo una ispezione rapida, quindi da questa parte niente, da questa parte niente. Abbiamo da questa parte, ok, sembra. Connettore del display, non abbiamo niente. SSD qua, niente. Ok, da questa parte USB, connettori, niente. Giriamo dall'altro lato e guardiamo un po' da questa parte.
Recupera la bobina dal lato opposto. Connettori, Vediamo questo condensatore. dall'altro lato e guardiamo un po' da questa parte. Recupera la bobina dal lato opposto. Fa bip, quindi non va bene. Questo fa bip. Vediamo questo condensatore. Non vedo niente di bruciato, quindi anche questo condensatore è in corto. Vediamo un po' questa parte. Fa bip, quindi non va bene. Questo fa bip. Queste bobine sono ok. Non vedo niente di bruciato, quindi anche questo condensatore Allora, è in qua. corto. Allora, questa qua è... Queste Da bobine questa sono parte ok. io non vedo niente di bruciato. Questa parte è ok. Spostiamo così. Questa parte è a posto. Da questa parte non vedo niente. Scendiamo in giù. Siamo alla prossimità del processore, scheda video. Vediamo un po' qua. Mi segna corto. Questi no. Siamo Ah alla no, anche prossimità questo. del processore, scheda Vediamo in video. modalità diodo. Vediamo un po' qua. 0/0. Mi segna corto. Questi no. 0. Ah no, anche questo. 0. Vediamo in modalità diodo. 0. Allora. 0/0. Questa bobina, sembra che proprio di qua si sente l'odore, quindi cosa facciamo? Tolgo questa bobina, ok? Togliamo questa bobina per isolare il corto, per capire da quale parte viene. Viene dalla parte della CPU, perché vedete che qua vicino abbiamo il processore, ok? O dall'altro lato, quindi per capire dobbiamo togliere questa bobina, ok? Facciamo, togliamo questa bobina Vediamo se questo è in corto. per isolare il corto, per capire Anche da quale questo, però parte comunque viene, siamo dalla parte della vicino CPU, a. qua vicino abbiamo il processore. Siamo vicino alla scheda video al processore, quindi qua è normale che fa B, però comunque dobbiamo avere qualche ohm, no? Questo è in 30, corto. 40, 50 ohm, qua proprio è 0/0. Anche questo, però comunque Qua è siamo nero. vicino a... Si è saltata la scheda video, Questo è il amen. processore, quindi qua è Ora normale mettiamo un che po' di fa B, però comunque pulsante. dobbiamo avere qualche ohm, no? 30, 40, PL 54, qua è 1701, 0/0. mettiamo Qua è nero. Si è saltata la scheda video, amen. Ora mettiamo un po' di pulsante. bella grossa, però PL 1701, mettiamo... dai, attaccati un po' così, perfetto, anche dall'altro lato. Si attacca neppure lo stagno bene, però ok, adesso andiamo con due saldatori e risaldiamo questa bobina, e così capiamo da quale parte ci viene il corto, ok? Così vediamo Si attacca neppure lo stagno bene, però. con precisione da dove abbiamo il corto. Quindi questo qua va Adesso così, secondo andiamo con due saldatore così, saldatori e risaldiamo questo, bobina questa bobina, up up. e così Già capiamo abbiamo da quale parte ci staccato. viene il corto, Uso ok? sempre questo saldatore più grande perché questo è più potente. Con precisione E da dove riesco abbiamo a. il corto, bene, questo qua va Boom. così, secondo saldatore così, Allora. Adesso bobina up, up. vediamo cosa succede. Abbiamo staccato. Uso
un po' di pulizia che vediamo in chiaro. Vediamo da quale parte sta il corto, dove fa il bip. Da questa parte non fa bip, quindi non viene da parte del processore. Da questa parte invece fa bip, ok? Quindi noi cosa facciamo? Saldiamo un filo qua e diamo un po' di corrente con l'alimentatore da banco. Quindi da questa parte siamo a posto, non fa bip. Questa parte dobbiamo avere anche una caduta di tensione. Da questa parte invece fa bip, ok? Quindi ne abbiamo 161, è normale per la zona del processore. Un attimo che vi faccio vedere anche a voi. Siamo a posto, non fa bip. Passiamo direttamente così. Ok, mettiamo il... Quindi da questa parte adesso non mi dà, non fa... Da questa parte da corto, ok? Da questa parte no, ok? Perfetto. Quindi caduta di tensione, mettiamo con negativo su componente da controllare, quindi abbiamo 167, del tutto normale intorno alla scheda video, intorno al processore, quindi vedete qui siamo con una caduta di tensione normale. Se vado qui abbiamo una caduta di tensione netta, quindi questo è corto chiaro su questa linea. Allora adesso mettiamo un po' di accendiamo l'alimentatore da banco, andiamo a saldare un filo. Se trovo uno. Ho tanti fili qua aperti che non so nemmeno io, tutti me li saldo tutti i giorni, qualche d'uno lo perdo e diventa un po' un casino. Quindi facciamo una saldatura qua, un filo grosso mi raccomando, perché le diamo un po' di ampere, anzi gli posso dare anche 10 ampere, però vado prima con 3 ampere giustamente. Qua colleghiamo il positivo, vediamo da dove proviene il nostro corpo. Allora facciamo così, iniziamo con un ampere, che 2 volt e un ampere, quindi metto 2 un ampere che siamo vicino al processore, quindi un ampere va bene. Collego questo e prendiamo un altro per la massa e... questo con la massa lo mettiamo qui e vediamo dove scalda. Allora la massa dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. La massa lo mettiamo qui, da questa parte, perfetto. Adesso aumentiamo un po' la visuale, ecco, così si vede bene. Quindi abbiamo positivo, adesso premo, mi torna subito un qualcosa di un ampere. Non quasi un ampere di assorbimento, però comunque vedete da qualche parte dovrebbe scaldare. Qua non scalda niente, quindi nessun distacco. Adesso ci mettiamo sotto il nostro microscopio. Adesso alimento, da questa parte non scalda niente, da questa parte pace e tranquillità. Vediamo 2 ampere, no, do
3 volt adesso. Non so che linea è questa, 2 ampere. Vediamo 2 ampere, vediamo se così. Adesso siamo a 1 ampere e 15. Da questa parte non scatta niente. Quindi non sento niente da questa parte, non scalda nulla. Ma è possibile che sempre da questa parte? No, questa parte abbiamo saltato questo qua. Da questa parte non scalda niente. Vediamo qui. Non vedo niente che scalda. Non sento niente sulla scheda, nessuna cosa, non scalda niente. Tutto nada. Passiamo di nuovo al lato opposto. Niente. Non scalda niente. Il primo che ci sta nell'occhio è questo condensatore. No, vediamo questo. Anche se qua non c'è nessun condensatore, quindi qua non c'è nessun condensatore, fa bip su entrambi i lati, quindi questo è 1709, questo è 1710. Ma visto che non scalda niente, andiamo a staccare questo. Vediamo. Ho messo un po' troppo. Stacchiamo questi. Questo ho messo la bobina, l'ho messo qua. Adesso andiamo a staccare questo componente. Non mi sembra malmesso, però è il solo più grande che può saltare di qua. Ok, prendiamo 2 saldatori. Ok, dai, fai bravo, questo è più testardo, via. Perfetto, allora adesso vediamo se abbiamo combinato qualcosa. Chi lo sa? Allora mettiamo anche questo dall'altro lato e vediamo se abbiamo di nuovo corto qua. Sì, il corto è presente. Non è questo condensatore, caduta di tensione sempre zero, sempre zero su entrambi i lati, quindi no, rimettiamo questo al suo posto, lo mettiamo al suo posto. Adesso vediamo il verso, dove è il verso qua.
Fa così questo qua, sì. Siamo così. Non è questo il nostro amico. Sì. Con la pinza lo mette nella sua posizione. Quindi non è nemmeno questo, andiamo avanti. Non mi è rimasto altro che disabilitare la scheda video, perché come avete visto avevo fatto, ho staccato questa bobina. Da questa parte mi porta all'interno con questo componente, poi sulla parte esterna dove noi l'abbiamo controllata, guardate, abbiamo la scheda video in corto, quindi non c'è altro da fare neanche di togliere questa bobina, e così disattivo la scheda video, andrà solo con la scheda video quella del processore, ok? Quindi non sarà più un computer di gaming, sarà un computer di andare su internet e su YouTube. Quindi, detto questo, vediamo adesso come viene tutto con le cose. Quindi abbiamo disabilitato quelle due cose, adesso mettiamo in carica, vediamo cosa abbiamo combinato. Mettiamo tutte le viti, questo ci sta, dovrebbe stare. Allora metto una vite qua per chiudere. Non mi è rimasto altro, non abbiamo scelta, quindi bisogna disabilitare quella scheda video. Rimane con quella nel processore, quindi è così. A volte non puoi scegliere. Mettiamo alimentazione. Vediamo. Premo il tasto di accensione. Ok, la tastiera si è illuminata. Adesso dobbiamo vedere anche l'immagine sullo schermo. Perfettissimo. Quindi adesso abbiamo l'immagine sullo schermo. Dovrebbe accendersi. Sì, perché il suo disco è lì, sì. Quindi scegli un sistema operativo Windows 11, Windows 10. Ok, quindi abbiamo disabilitato quella scheda video, visto che era in corto, togliendo quelle due bobine. Adesso il computer funziona, però non potrà più giocare i giochi perché non avrà stessa potenza come prima. Quindi per oggi è tutto. Grazie di essere stati con me. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video.